Non devo farmi vedere. Prepararsi a salpare! Comandante al timone! Vedo dei materiali!
aperti. Non devo farmi scoprire. Aiuto! Sei tornato! Devo scappare, scusami! Aspetta! Dove? Torno presto! Ci vediamo da Aspasia! A volte penso che sia troppo simile a me. Amici, so che siete infuriati e avete pieno diritto. Perché si nascondono nelle loro case e non placano il caos che invade le strade di Atene? Capite? La nostra città, un tempo splendente. Siamo ateniesi. Risolviamo i conflitti con la democrazia. Fermi per un momento in cui le parole non bastano e il popolo. Un tempo il nome di Atene era noto in tutto il mondo. Ora portiamo Atene alla grandezza. Aspasia. Oh, Alexios. Sei tornato ad Atene, o a quel che ne resta. Il mondo che abbiamo costruito si sgretola ai nostri piedi. Si mette male? Ah, siamo ancora vivi. Hai ragione, ma tutto quello che Pericle ha costruito viene distrutto. Fuori dalle mura è il caos. La gente ha dimenticato la sua umanità. Sono qui per parlarti. Ho scoperto delle cose su mia madre. Il suo nome, la sua nave. Alexios, non è il momento. Pericle sta morendo. Non vuole vedermi. Non lascia entrare Ippocrate nella sua stanza. Farfuglia solo di tornare al suo prezioso Partenone. Pericle è un uomo forte. Di certo resisterà alla malattia. Hai sentito la folla. Non può più difendersi. Morirà senza gloria. Atene lo ha conosciuto molto più a lungo di quanto non conosca questa pestilenza. Lui le ha dato voce. I traguardi che ha raggiunto parleranno per lui. Ah, Pericle ha bisogno di cure e solo gli dei sanno perché non mi fa entrare. Ha rispetto per te. Potresti andare da lui. Posso provarci. Se lo farai, troverò il tempo per parlare di tua madre. Ma ora ha bisogno del tuo aiuto. Vale la pena tentare. Detto. Sono Alexios. Sì,
È imbarazzante. Una persona così forte che mi vede in questo stato. Ammetto che non sembri più te stesso. Nemmeno io mi sento me stesso. Ti ho portato delle medicine. Ah, sì. Di solito è Febe a portarmele. Almeno sono vivo, ma non posso dire lo stesso della mia città. È l'ombra di ciò che era. Beh, ora appartiene a Cleone. Sarà lui a risollevarla da questo stato pietoso. Voglio vederla coi miei occhi. Vieni sul balcone. Molte cose sono cambiate. Non riesco nemmeno ad alzarmi per guardare la morte in faccia. Ti rimetterai presto se lascerai che Ippocrate ti curi. È la mia ora. La pestilenza non fa favoritismi. Temo di aver deluso Atene. La sua gente. Aspasia. No, non è così. Sei gentile, ma ho perso. Aspasia ha bisogno di protezione, così come la città. Credevo di aver compiaciuto Atena, ma pare non sia così. Dovrei essere là fuori, nelle strade. Verresti aggredito. I cittadini sono in rivolta e Cleone non fa nulla per calmarli. Grazie agli dèi, Cleone non mi vedrà in questo stato. Ma è tutto ciò per cui posso ringraziarli. Non ho più il loro favore. Non è colpa degli dèi. È il mondo intero a essere sottosopra. Il destino di Atene è segnato. Possiamo solo attendere. Dovresti tornare dentro. Hai bisogno di riposo. Dovrei tornare nel Partenone, il mio più grande lascito ad Atene. Ci serve il favore degli dèi. Ma Aspasia... Aspasia ha ragione. Ha quasi sempre ragione. Ma non so questo. Sì, tornerò dentro. Grazie, Alexios. Dì alla mia Aspasia che ho fatto il bravo e ho preso le medicine. Lo farò. Pericle mi ha fatto entrare. Ha preso le medicine senza lamentarsi. Grazie. Qualcosa non va? Febe doveva già essere qui. L'ho vista tra la folla. L'hai inviata da qualche parte? L'ho mandata da Anastasio a cercare un traghetto. Appena Pericle sarà in forze, lasceremo Atene. Dobbiamo farlo. Ma non è più tornata. Sono sicura che sta bene. Aspasia, c'è una pestilenza. Hai visto le strade? È solo una bambina. Dalle la fiducia che merita. È molto più sveglia di quanto non fossi io alla sua età. Ho detto a Pericle che la setta è ad Atene. È troppo pericoloso. La setta? Pensavo fosse la malattia a farlo delirare. Vado a cercarla. Dov'è la casa di Anastasio? È appena oltre l'Odeon di Pericle. Caire. Nargos, ¿qué pasa?
Bulome Fliskin. Ti a ti e me. Deve essere il posto giusto. Per gli dèi, cos'è successo qui? Meno male che Febe non era qui. Spero che stia bene. È disumano. Hanno voluto inviare un messaggio. Pare che Deimos stia tenendo fede alle sue minacce. Febe. No! Ehi, fermi! Ah!
Madre di tutto, io ti saluto. Mi dispiace. Alexios! Stai bene? Devo parlare con Aspasia. Prima dobbiamo trovare Pericle. È scomparso. Non me ne frega un cazzo! Ditemi dov'è Aspasia! Alexios! Mi dispiace. Febe. Aspasia è andata a cercare Pericle al Partenone. La troverai lì. Credo sia meglio seguirlo. Sì, amico mio. Sono d'accordo.